Ciao amici e ciao amiche delle Mostra, in questo video voglio farvi vedere la recensione di Gula Yelps in versione School Shores. Aspettate che la prendo. Allora, incominciamo, però voglio mettere la scatola qui per farla un po' anche vedere. Aspettate, ecco qui. Allora, questa è la bambola. Incominciamo a recensionare. Allora, per prima cosa però, cioè mi sono presa anche un'altra bambola, cioè gli Scorgon in versione Scaris, che vi farò vedere nel prossimo video. Comunque, incominciamo dalle scarpe. Le scarpe hanno il tacco molto alto, sono rosa e a proposito sono belle e poi tipo se qualcosa stia scocciolando, scendendo, non so che cosa sia, però qualcosa così. Allora, poi vabbè, io per adesso gli ho messo questa posa che è proprio uscita dal cartone. Poi ha questo bracciale. Sempre qualcosa che scende, che gocciola. Però, cioè, io vi dico così perché non lo so, non ne sono sicura, non voglio dirvi una cosa più un'altra. Quindi è rosso. Ed è molto bello, dai, molto da Guglia. Allora, adesso aspettate. Allora, poi. Ah, questo costumino con questo pareo, a proposito, molto belli, però allora si può anche levare il pareo. Comunque, il pareo è fatto, diciamo, con lo sfondo tutto rosso, con poi, diciamo, cervello, e poi qui è tipo strappato, però non è strappato veramente, è proprio fatto così. E poi vabbè, qui c'è la parte dove si può levare. Infatti adesso la levo così vi posso far vedere tutto il costumino, che è veramente bellissimo. Eccolo qui. Ovviamente si può levare proprio tutto così, però adesso la metto così. Allora, il costumino ha uno sfondo nero con dei pallini verdi. E poi ha questa cinturina rossa che non si leva. Ed anche qui è rosso. E poi verde è la parte qui dove prende il costumino e vabbè lo lega dietro il collo per, capito, no? Per reggerlo, abbiamo capito, no? Allora, poi qui c'è una striscia bianca con dei pallini rossi, che sono quattro. Adesso direi proprio di chiudere la cintura. Allora, questa cinturina sotto non si vedeva tanto perché vabbè c'era questa gonnellina, però adesso rimettiamola. Allora, si mette a lato e comunque così, non è difficile, anzi è pure facile. Ecco, e quindi è ritornata come prima. Poi questi occhiali, orecchini a molletta veramente belli e fashion, perché lei è la zombie più stilosa del mondo, cioè no, del mondo, della Monster High, credo. Allora, questi occhiali sono verdi, fatti rotondi, tipo sono occhiali da sole, me lo credo, perché sì, sono occhiali da sole. Allora, diciamo per levarli, la mia Guglia ha bisogno un po' di forza con due mani. Eccola. Eccola qui. Vedete? E io non ce li levo proprio perché nemmeno so come si fa. Allora, poi il suo trucco, adesso avvicino. Il suo trucco è fatto verde, mo si vede nel video, cioè nella telecamera si vede giallo, però è verde con sempre dei brillantini verdi. E adesso direi di
abbassare gli occhiali. Comunque la pelle credo è di un grigio molto chiaro chiaro. Che guardate la pelle com'è fatta, cioè questo. Allora poi gli orecchini, passiamo agli orecchini. Allora, gli orecchini sono veramente simpatici. Allora, questo qua è fatto a scheletro. Veramente molto simpatico ed anche fatto bene. Passiamo all'altro. L'altro è tipo fatto un fiore un po' mostruoso perché sai, no? Sapete, sono mosterai, quindi diciamo un fiore un po' mostruoso. E invece adesso passiamo alla mollettina. Aspettate, metto bene. La mollettina. La mollettina è sempre così fatta a fiore, soltanto si vedono le linee del cervello. Ecco, vedete? È veramente bella, lo devo dire. È molto simpatica anche la mollettina. E niente. I capelli poi sono di color celeste e celeste scuro. E la francetta, la francia è a ricciolo, tutta diciamo arricciata così, però diciamo che si muove. Invece hanno alcune guglie, anche quella là tipo normale, cioè no, non so, alcune guglie sono proprio ingellate e non si muovono, però questa qui sì. Molto veramente carina questa bambola e sono felice di averla presa. Allora, adesso vi mostro cosa è uscita nella confezione. Allora, per prima di cosa è uscito il piedistallo acquamarina. Poi è uscita la spazzola uguale a, come si dice, al piedistallo, il colore, però è sempre la stessa. Poi è uscita una cosa veramente carinissima, cioè il suo drink. Allora, vedete che questa parte e questa parte, dove cioè la cannuccia è credo una specie di ombrellino, sono molto morbidi. Vabbè, però qui no. Allora, il suo drink è fatto con il cervello. Zombie, quindi cervello. E credo che il suo drink sempre è messo dentro al cocco, perché c'è una parte di cocco, così, perché non lo so, sembra proprio il cocco, quindi dovrebbe essere il cocco. E poi vabbè, ha gli occhi e il naso da scheletro. Quindi il suo drink, un'altra cosa molto forte, la foto, davanti la foto, con dietro la mappa del tesoro, veramente molto forte, mi piace un sacco questa bambola, però adesso vi faccio vedere un po' con la scatola, è ovvio, devo farvela vedere. Allora, vi faccio vedere proprio così perché non credo proprio di recensionarla, sai. Poi ci si mette anche il tempo. Poi se volete che io vi recensioni, dovete commentare sotto questo video. Però diciamo che non serve. Comunque, in queste scatole esce Laguna Blu, Jill, Abby e Draculaura. Mi piace molto Laguna Blu e Draculaura. Vabbè, però tutti sono belli. Però credo che in queste confezioni esce anche Frankie, perché in alcuni video l'ho visto, mo non so se ho visto un'altra cosa, però c'è proprio. Comunque, un'altra cosa che vi volevo far notare, scusatemi, sono un po' casinara. Vedete questa foto? È uguale proprio a questa. Però una cosa che non capisco veramente, io stavo cercando quindi sta stazione di bellezza di Laguna Blu, cioè la capsula, cose così. La capsula di bellezza e allora c'è vedete questa bambola, no? Qua sta scritto nel 2011.
Invece la stazione è del 2012, io non so perché questa qui ci sta, io la stazione di bellezza l'ho cercata da tutte le parti, a Roma, Giuliano, cose, non lo so, cioè l'ho cercata da tutte le parti perché mi piace un sacco. Poi se voi ce l'avete, per favore, commentate e ditemi dove posso trovare questa capsula, se voi la sapete. Poi non so. E per favore, se lo sapete, per favore tantissimo perché mi piace un sacco, la vorrei. Infatti tutte le bambine che hanno questa collezione ce l'hanno. E quindi vi prego, se lo sapete, scrivete sotto a questo video, cioè il commento. Allora, ritorniamo a noi. Comunque la recensione della stazione, sì, della stazione di Guglia Yelps in versione Skullchirls è finita. Però ci vediamo alla prossima con quella là di Deuce Gorgon in versione Scaries. Quindi vi aspetto e non mancate ai miei video, mi raccomando, e soprattutto iscrivetevi. Però tenevo 9 iscritti e adesso ne sono 8. Per chi si è levato, non so perché si è levato, cioè non so, forse non sono di suo gradimento. Cioè, mi dispiace, ma è una sua scelta. E quindi, ciao e a un prossimo video. Al prossimo video di Deuce Gorgon. Ciao!